mostrato un po' di pezzi smontati, quindi anche voi sarete curiosi di capire ma com'è una protesi, come funziona una protesi. Per cui abbiamo realizzato alcuni video. Vediamo un po' se lo apre. Ok. Il bravo Bill Gates mi ha plagiato. C'era anche un audio con una musica abbastanza aggressiva, ma vabbè, non interessa. Questo è stato un caso veramente carino di una persona che abbiamo protesizzato. Il tecnico era rimasto stupito perché lui da tecnico aveva delle difficoltà a riconoscere qual era il piede sano. Okay? Una volta che la persona era vestita, ovviamente. Però questo è l'obiettivo che ci si pone quando si progetta ausili di questo tipo, cioè ridare alla persona una funzionalità completa. Quindi da un video di questo tipo emerge come la persona può camminare, deambulare, andare avanti, indietro, spostarsi lateralmente, che sembrano cose banali, ma in realtà quando una persona ha una protesi dovete immaginarvi un po' come quando avete lo scarpone da sci. Cioè si cammina con le punte, con lo scarpone da sci, perché la caviglia è vincolata. Quindi anche i movimenti più stupidi, cioè il girarsi su se stessi quando una persona ti chiama, devono essere scomposti se il piede non è flessibile. La persona è in grado di riprendersi la sua vita. Ovviamente se al posto di una protesi di questo tipo io avessi lo scarpone da sci, e arrivassi a casa ogni sera con una media delle pulsazioni di 100 pulsazioni al minuto, quando uno fa jogging a 100 pulsazioni al minuto, vuol dire che arrivi a casa la sera e sei stremato, non hai voglia di uscire con gli amici, non hai voglia di fare nient'altro. Quindi è tutto finalizzato a arrivare a una condizione di questo tipo. Non è detto che sempre ci riesca. Nel senso che, perché queste protesi ci sono adesso e non prima? Perché prima il carbonio non c'era. Quindi ogni tanto anche lo sviluppo tecnologico non è lineare rispetto ai prodotti. Cioè le protesi le conosciamo tutti, l'abbiamo visto tutti gamba di legno. Gamba di legno cosa aveva? Aveva un bastone che sostanzialmente finiva sotto l'invaso e lui deambulava con quello. Ma per quale motivo non era funzionale, non si era fatto niente di più? Perché comunque i materiali non c'erano. Il composito, vi do questo input, è nato nel militare, comunque per il settore aeronautico. È stato importato nei piedi da Philips, che era un americano, che era bravissimo a laminare le tavole da surf. Un giorno ha avuto l'amputazione e lui laminava la tavola da surf col vetro resina. Quindi un giorno ha detto, facciamo una lamina piana, in vetro resina, gli mettiamo un attacco e vediamo come funziona. E lì sono nati i compositi nella protesica. Quindi, entra un nuovo materiale, cioè un trasferimento tecnologico da un settore a un altro. Dopo, una volta che abbiamo visto che il materiale è idoneo, quindi noi sul composito non abbiamo inventato assolutamente nulla, c'è un discorso di funzionalità. Cioè tutti dicono, va bene, composito nei piedi, ok, chi è che li fa meglio adesso? Chi è che offre una performance migliore? Questo vi dà un'altra idea? Ci siamo divertiti a girare questo video. A noi piace progettare i pezzi in modo tale che funzionino da soli,
Quindi qui volevamo dare l'idea che senza una cosmesi esterna, senza un rivestimento estetico, la persona già così poteva camminare. Ovviamente uno così in giro non ci va, anche perché il carbonio di per sé sotto è scivoloso, lo avevamo gommato e quant'altro. Però funziona, ok? Bisogna arrivare a dire funziona. Domande? Qualche temerario? Yes. È equilibrio quello. Nel senso che la parte anteriore, la punta, va verso l'attacco in fase di flessione completa, in fase di test, di circa 5 cm. Cioè se io mettessi la protesi in test e la piegassi, cioè la spingessi, questo punto sale circa di 5 cm, quindi è tanto. Ovviamente non ho una sovrapposizione completa come mi permette la caviglia normale, che arrivo ai 45 gradi. Quindi quello è un qualcosa in più che stiamo facendo, e lì è un limite di materiale. Cioè abbiamo provato, ma si rompono, perché il carbonio comunque ha un dato di rigidezza, di allungamento, intorno a un 3%. Quindi geometricamente non riesce ad arrivare oltre quei 25-30 gradi di flessione. Quindi abbiamo cambiato, siamo andati su un vetro. Il vetro offre da datasheet, quindi la specifica tecnica, fino a un 9% di allungamento, un vetro performante, ti permette di arrivare fino a lì. Ma non è rigido come il carbonio, quindi avrà meno energia in risposta in fase di analisi funzionale. Però è un compromesso. Quindi a fronte di un bisogno dalla persona che dice io non riesco a piegarmi completamente, fammi un piede che mi dia la possibilità di piegarsi fino a 45 gradi. Quello è un nuovo prodotto, lo si sviluppa. Poi comunque diciamo che la persona si adatta molto alla protesi, quindi nel chinarsi apro l'arto e mi abbasso. Quindi anche la minima gestualità comunque subisce una modifica. Sta alla persona riuscire a farne tesoro, adattarsi e dall'altra parte invece ingegneri che progettano non dimenticarsi che il piede va bene, però c'era una serie di cose che non andavano migliorate. Ok. Sì, prego. Allora, si dice che in fase di amputazione la persona resti in ospedale, a seconda della gravità, dai 2 ai 6 mesi. Quindi in un caso di amputazione reumatica, quindi problemi vascolari, il chirurgo comunque ha tanta libertà di operare. Io come biomedico comunque ne ho viste di operazioni. Per cui significa che la persona amputata ha la tibia che a un certo punto finisce. Quindi se ho un problema reumatico, entro in sala operatoria, il chirurgo riesce a tagliare l'osso un pochino sopra rispetto ai tessuti, in modo tale che i tessuti vengono messi sotto la tibia e fanno da cuscinetto. La sutura è più pulita e più precisa, non ho problemi di contaminazione cutanea dei tessuti. 2 mesi, ok? E sono pronto per essere protesizzato. In caso invece di amputazione traumatica, quindi sto parlando di incidente stradale, il chirurgo deve fare quello che può fare. Quindi generalmente si recide ancora un 5 cm più in alto rispetto alla zona di lacerazione per evitare contaminazione da asfalto o agenti esterni. A quel punto il follow up è un pochino più lungo, può girarsi intorno ai 3-6 mesi. Se poi va tutto bene, la prima protesi che viene montata è una protesi rigida, quindi non si monta un piede in composito, ma si monta un piede di legno, quindi ha un'anima in legno in prossimità della caviglia e ha un esterno in poliuretano flessibile, perché la persona deve conoscere la propria protesi, quindi deve, la fine della tibia è come se fosse il suo nuovo tallone, quindi non, tutta la parte che ha sotto non deve essere smorzata. Quando lui tocca per terra devi sentire immediatamente che sta toccando per terra. Quindi si preferisce una protesi rigida. Non è male come idea.
non deve però superare i 3-6 mesi l'utilizzo, altrimenti la persona si abitua a un cammino di questo tipo e continuerà a camminare con la protesi rigida. Lì è il momento di passare a un piede in composito, magari a minor flessibilità, in modo tale che cominci a capire che lo carichi, flette e restituisce. È difficile all'inizio perché la persona sembra di cadere, si sente come se stesse cadendo, perché hai l'arto che sostanzialmente si accorcia di 3 cm perché quando tu carichi il piede hai una compressione. Quindi ti senti scendere l'anca, quindi ti senti cadere. Ti devi abituare. Però diciamo Daniele dopo l'amputazione aveva avuto circa 2-3 mesi di ospedale e dopo un altro mese stava camminando. Questo invece è una dimostrazione del piede quanto flette in vista laterale per far capire un po' il funzionamento. Ve lo spiego direttamente, c'è sotto la mia voce. Morale, abbiamo visto la struttura, l'abbiamo già indagata. Ok. Quindi ho una prima parte che si chiama initial contact, contatto iniziale, una fase di mid stance e una fase di toe off, cioè dita su. Per cui la fase di impatto iniziale è molto morbida. Cioè il pezzo che è passato per le mani vi dava l'idea comunque di qualcosa di molto rigido, però cioè, con le mani io quanta forza riesco a fare? Non tante. Col piede invece io sono in appoggio monopodalico, cioè immaginate la condizione peggiore. Zaino pronto per andare a fare alpinismo, 2 borse degli amici, giù dalle scale. Io peso 100 kg e arrivo a 140 senza nessun problema. Quella è la condizione peggiore. Questo punto è importante, quindi questa flessibilità funziona come una catapulta, mi permette di camminare. Ok? Ho una flessibilità anteriore delle lamine, la domanda che facevate prima. Ovviamente qui abbiamo barato perché eravamo noi a mano a spingere, perché altrimenti non si riusciva a riprendere con la telecamera, quindi la flessibilità non è tantissima. Comunque il cammino è un cammino di questo tipo, quindi è un cammino pienamente supportato. Ok, allora, cambiamo un po' problematica, immaginiamo un'amputazione di arto sopra al ginocchio. Quindi ho in mezzo un componente importante che è un ginocchio meccanico. Quindi il ginocchio cosa mi fa fare? Mi fa fare il lancio dalla protesi, cioè mi fa fare il lancio dalla gamba, cioè la fase di swing si chiama. Significa che quando io arrivo alla fase di toe off, cioè la fase finale, io devo richiamare la protesi. Quindi richiamare la protesi la richiamo con i muscoli della coscia e vado ad appoggiare poi il piede. Il ginocchio è un componente complesso, quindi se nel piede dell'elettronica ne possiamo fare a meno, almeno in questo momento, nel ginocchio ha spazio. Quindi il ginocchio cosa mi deve permettere di fare? Oltre al fatto di deambulare avanti e indietro, mi deve permettere di farmi scendere le scale. Ma paradossalmente uno potrebbe pensare, beh, io faccio un dispositivo che mi flette fino a 20 gradi, non andrò mai per terra, sì, però devo sedermi quando voglio sedermi. Quindi ogni tanto troverete delle domande nei vostri progetti che sembrano inconciliabili, cioè il ginocchio deve flettere massimo 20-30 gradi quando cammino, io lo vincolo, però io non riesco più a sedermi, perché nella fase di seduta a me non interessa che fletta di 20-30 gradi, a me interessa che fletta di 90, ok? Quindi sono richieste opposte da conciliare nello stesso prodotto. Come si fa? Con l'elettronica, con un freno, per cui appena io ci carico il peso, lui si blocca, ok? Per cui aumenta l'attrito in fase di rotazione. La persona comunque anche qui fa la sua vita.
L'obiettivo è quello. Lui arrivava da un ginocchio bloccato, quindi significa che è un ginocchio che è rigido e solo quando io voglio sedermi tiro una specie di cordino che mi sblocca e posso sedermi. Quindi ha una spalla più bassa dell'altra e si vede a livello posturale e può essere un problema. Quindi si cerca di capire se questo problema può diventare patologico, cioè si cominciano a uscire i dischi intervertebrali o un problema ancora più grosso. Se invece comunque la struttura scheletrica è tale da permettermi di convivere col problema, si cerca di offrire un dispositivo che permetta la vita, ma non risolve il problema della schiena. Domande? Curiosità? Sì, prego. Una domanda di carattere di scenario futuro, no? Sì. Questo qui è ora. Se io devo pensare a come si evolverà la tecnologia delle protesi tra 10. Ma allora, noi pensiamo che diciamo che noi la prima cosa che diciamo in azienda è: ragazzi, i brevetti scadono tra 3 anni, quindi siamo morti se non inventiamo qualcos'altro. Quindi nei piedi il composito ha veramente offerto grosse soluzioni. Quindi è un po' come nelle protesi cardiache. Ci facevano sempre questo esempio. Negli anni 50 nelle protesi cardiache c'erano all'anno 100 brevetti diversi di tecnologie diverse per fare una valvola cardiaca. Cioè c'era la palla con la gabbia, c'era il piattello che ruotava. Dagli anni 80 agli anni 2000 ce n'erano sempre un centinaio, ma sempre su una sola tecnologia, il piattello in carbonio che ruotava. C'era chi lo faceva piatto, c'era chi lo faceva a forma di foglia, quindi significa che il materiale, la strada è giusta, bisogna limarla. Nel piede il composito, a nostro modo di vedere, risolve grosse problematiche. Avere un composito che permetta di arrivare alla flessibilità di un vetro, ma allo stesso modo la resistenza, non è male. Esistono tessuti triassiali che permettono di farlo, quindi è solo questione di che questi tessuti arrivino in commercio. Dal punto di vista del ginocchio è necessario elettronica, ma a basso costo. Quindi attualmente ginocchia elettroniche si attestano dai 25 ai 40 mila euro. Per darvi un'idea, noi una protesi così finita si attesta intorno alla 1500 euro, che è coperta dal Sistema Sanitario Nazionale. Quindi nella mission aziendale di offrire una tecnologia accessibile all'utenza abbiamo detto: quanto dà lo Stato alla persona ogni 2 anni per la protesi, rimaniamo dentro lì, in modo tale che la persona non si chiede niente in più. Sul ginocchio un altro paio di maniche. Perché 40.000 euro io personalmente non ce li avrei per spendere, da spendere ogni 2 anni per un ginocchio. Ma l'ipotesi è veramente funzionale, nel senso, ha senso il fatto che si andrà a integrare l'elettronica anche in soluzioni che per ora non la richiedono? Allora, sul piede diciamo che piuttosto che un'elettronica attiva, come potrebbe essere ad esempio una caviglia bionica con un motore, un brushless, che mi dia la coppia necessaria per fare il passo, potremmo dotarlo di sensorizzazione, per cui il piede comunica col ginocchio e di conseguenza viene indagata maggiormente lo stato della protesi. Si sta parlando sempre di dispositivi medicali di classe 1, cioè esterni al corpo. Un futuro ancora successivo è quello di integrare la chirurgia con la protesi, per cui avere una comunicazione diretta fra le parti terminali dei nervi con una parte elettronica del dispositivo, quello è il futuro. Ovviamente si scatenano poi tante altre preoccupazioni, nel senso che non si è mai certi di quanto la protesica interna sia sicura. Proprio pochi mesi fa si è scoperto che le coppe acetabolari per le protesi d'anca rilasciano il cromo. Tutti le antestate, 15 anni che si utilizzano, eppure ci sono diversi casi di rilascio di cromo, è finito su tutti i giornali. Quindi diciamo che l'importante è capire se un tassello funziona e poi aggiungere. Ma è ignorante nel senso questa ipotetica integrazione del biologico col tecnologico? Sì.
Ma no, già esistono in fasi sperimentali, nel senso che io a livello chirurgico inserisco, prendiamo per esempio le protesi di arto superiore. Io ho l'amputazione, facciamo radio e ulna a questo punto, io ho comunque residui muscoli per l'estensione e la flessione del polso, o semplicemente il nervo finisce a un determinato punto. Le protesi attualmente di arto superiore funzionano in questo modo. Il segnale mioelettrico dal cervello, che si parla circa di 100 millivolt, per darvi un'idea, arriva qui, poi si perde, perché non ho una continuazione. Quello che avviene nelle protesi di arto superiore è quello che avviene come l'elettrostimolazione al contrario. Cioè io ho uno stadio di registrazione di questi 100 millivolt, per cui il mio sensore, che non è altro che una patch, una specie di cerotto, rileva che sta passando la corrente. Deve azionarmi dei motorini per far aprire e chiudere la mano. Ovviamente 100 millivolt non sono sufficienti, c'è uno stadio di amplificazione e la mano mi si apre e mi si chiude. Si sta sempre però parlando di protesi esterna. Però comincio già a entrare in un discorso neurale, ossia ho una protesi che inserisco, la adatto in modo tale che il mio cerotto finisca esattamente sull'estensore e sul flessore e io comando la mano grazie al mio impulso. Quello è un meccanismo induttivo, si chiama, per cui io non ho necessità di forare la cute, cioè facendo passare due cavetti. Okay? È lo stesso principio col quale si ricaricano, per esempio, le batterie dei pacemaker. Pacemaker del cuore, io non è che posso dire, dai, vieni in sala operatoria che te lo tolgo, gli diamo una ricaricata e poi te lo rimetto. Meccanismo induttivo è lo stesso per quale prendo il cellulare, lo appoggio sulla piattaforma e lui si carica. Quindi faccio passare una corrente indotta che mi concatena un campo, mi carica la batteria del telefono senza attaccare i cavetti. Questo è un futuro non invasivo. Bisogna capire se è sufficiente. Quindi io attualmente sì, ci sono già, nel senso che sono meccanismi però in fase di ricerca e sviluppo, molto costosi, non pronti al mercato, anche perché poi l'obiettivo della protesi è permettere alla persona di dirgli ci vediamo tra 3 anni, non posso chiedergli alla persona ogni settimana di venire per tarature continue. Quindi anche se alcune tecnologie ci sono e potrebbero essere implementate, non sono però pronte per generare un prodotto ripetibile che poi permetta alla persona di effettivamente stare a casa, godersi la sua vita e tornare soltanto quando ti dice senti il carbonio cioè ormai ci ho fatto di tutto, devo cambiare il piede. E lì è il normale ciclo di vita del prodotto. Prego. Nuotare? Sì, però bisogna utilizzare un carbonio simile a questo, che viene però verniciato di una caratteristica, una resina poliuretanica che flette, per cui non si rompe, e soprattutto che resista all'acqua. No, allora, la persona può tranquillamente utilizzare una protesi di questo tipo e mettersi le pinne. Né più né meno. Ci sono invece chi lo fa di professione, che ha in fondo alla protesi un attacco inclinato che mette il piede sostanzialmente in posizione a 90 gradi. Quindi ha un po' di difficoltà a entrare in acqua, però una volta che sei in acqua è come se avessi il piede completamente esteso. Okay. C'è anche alcuni device, per esempio, per nella amputazione di arto superiore, un appoggio tipo a uncino, diciamo a U, per tenere l'arco se fai sport, fai arco da tiro, ok? Lì poi molte volte sono gli utenti che ti danno l'input, perché a te pensi, dai, piede deve permetterti di camminare e fare le tue cose. Poi arriva quello che vuole nuotare, quello che dice, io voglio un piede per fare alpinismo. E alpinismo invece sei sempre a 90 gradi, anzi, cioè sei sempre in parete verticale. Quindi in base a quelle necessità lì, a quegli input, tu sviluppi. Ci sono i limiti d'altezza per una gamba, c'è il senso della protezione troppo alta, la protezione del suono. Allora diciamo che si parla di... Prego.
Allora, dipende dove arriva, nel senso che un'articolazione non è altro che un'asta, una cerniera, un'asta e un elastico. Io tiro l'elastico, faccio l'estensione, ecco l'estensore, tiro l'elastico in fase di flessione, faccio il flessore. Tutte le articolazioni, più o meno, grossolanamente, funzionano in questo modo. A seconda di dove mi arriva l'amputazione, il chirurgo deve cambiare il punto di inserzione tendineo, cioè il punto di dove il tendine va a aggrapparsi all'osso, che nel caso di una tibia è vicino alla caviglia. Ok? Però io non ho più ormai non ho più la caviglia. Ok? La cosa importante è che il ginocchio è preservato. Quindi io se ho l'amputazione fino a qua, io muovo la gamba, muovo il ginocchio. Sulla coscia io non ho nessun problema, sono sano. Cioè io ho il problema dall'amputazione in giù. Ok? Il problema però insorge in questi termini. Più il moncone si chiama, quindi più l'osso è corto, meno braccio di leva ho. Quindi più faccio fatica a deambulare. Cioè è come se immaginate di mettere all'interno la mano all'interno di un bicchiere o la mano all'interno di un tubo un pochino più lungo. In un caso riuscite a fare più forza perché avete un braccio di leva, un braccio di applicazione più lungo, in un caso meno. Per questo motivo le persone che hanno un moncone corto sono da trattare con più delicatezza rispetto a persone con moncone lungo, perché moncone lungo vuol dire che io ho una grossa parte di arto che mi fa da leva e mi permette di deambulare con più forza. Moncone corto invece è un pochino più complicato. Ah certo, allora il muscolo, allora diciamo che se tu sei amputato di arto inferiore, quindi sotto il ginocchio, sopra il ginocchio, se tu sei amputata qui, certo, tu hai tutta la parte che innerva il bacino e l'articolazione dell'anca che ti permette di alzare. Se tu invece sei un disarticolato, questo significa che tu non hai più l'osso. Quindi significa che i muscoli non possono più attaccarsi a niente. Quindi, che abbiamo detto prima, asta, cerniera, asta, lì hai solo asta, cerniera, fine. Non hai niente dopo. Quindi, non avendo niente dopo, è necessario che integri una struttura esterna. Il disarticolato, sì, è un po' critico il disarticolato. C'era forse lei? Sì. Prego.